future. 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 The future. Il futuro. Io ho detto già nella prima puntata che ci sono due enormi cavolate in inglese. La prima è questo. Present continuous legato al futuro. Io l'ho fatto nel primo puntata perché tecnicamente è presente, ma non ha niente da fare con il presente. Present continuous legato al futuro è solo futuro. Ed è un futuro quando è super programmato, crocetta sul calendario. Se io domani mattina devo giocare tennis con Michael, questa, per rispetto per lui, lo metto in calendario, è un impegno, è una cosa importante. Le cose importanti vanno programmate, quindi tomorrow morning I'm playing tennis with Michael. Questa cosa qua è già deciso quando te lo dico, perché se io dico tomorrow morning I'm playing tennis with Michael, non è che ho deciso adesso, è un processo in calendario, è già in calendario, è già decisa. Come intenzionale. Occhio che intenzionale è la seconda grande cavolata della lingua inglese, confesso, ma è un'enorme cavolata questa qua. Perché e io sono più perplesso di voi. Tu pensa che going, andare, spazio to, andare a, sappiamo tutti che è andare a. Ma noi in inglese, per indicare un tempo intenzionale, che vuol dire una cosa che succederà in futuro, ma non si sa quando, a differenza da present continuous legato al futuro, noi invece di inventare una nuova parola come bleh, no? Se c'era bleh, magari se c'è bleh, io dico I bleh playing tennis, per dire I bleh playing tennis poteva dire io giocherò tennis ma non si so quando, ma purtroppo bleh non vuol dire niente. Noi usiamo going to. Cercate di seguirmi perché purtroppo si deve sapere questa cosa. Ora, in inglese come facciamo noi a sapere la differenza tra going to, andare a, e going to o intenzioni di? Ecco, going to, seguito da verbo, è intenzionale. I'm going to buy, comprare, verbo, I'm going to buy a car, vuol dire che comprerò una macchina, non so quando, magari perché mi mancano i soldi. I'm going to visit America, verbo, visit, ok? Io andrò in America, non so quando, magari mi mancano soldi o mi mancano tempo anche, può darsi. In ogni caso è una cosa che farò, non so quando. Questi sono going to seguito da verbi. Adesso facciamo going to seguito da luogo, perché se going to è seguito da luogo, allora è andare a, ok? I'm going to America. È programmato, crocetto sul Canada, right? Calendario. This summer I'm going to America. Questa estate io vado in America. I'm going to work. Io vado a lavorare. Vado al lavoro. Quando c'è luogo, going to è andare a. Quando c'è il verbo, going to è intenzionale. Quello che hanno in comune, intenzionale e present continuous legato al futuro, è che tutte e due, il momento in cui te lo dico, sono cose, tutte e due, già decisi prima. L'unica differenza è che un present continuous legato al futuro so quando farà, quando succederà quella cosa in futuro. Con intenzionali non so quando succederà. Ecco, adesso arriviamo però a will. Will è future simple ed è sicuramente il futuro più importante. Ora, per spiegare bene will, devo separarla dagli altri. E prima comincio con will in prima persona, I will, e poi will per le altre persone. Ora, I will, prima di tutto, lo dico il momento in cui decido di fare una cosa, ok? E questo è molto diffuso in inglese, perché se tu mi parli, non mi dici tutte le cose che so già, se no sarebbe banale parlare con te, tu mi dici tante cose nuove e in base di quelle che tu mi dici, io decido in continuazione, no? Tu mi dici, this afternoon I'm moving my sofa, programmato, e per quello hai usato present continuous, tu mi hai detto, questa pomeriggio io ho in programma di spostare il mio divano. Da solo sarebbe difficile, io istantaneamente decido di aiutarti, I'll help you. Notate che ho detto I'll e non I will, per un motivo molto importante. I will
interamente è importante in inglese, è una promessa. I will love you forever, baby, eccetera. Sai, noi in inglese siamo grandi romantici. Comunque, I'll invece è per la banalità, no? Io dico I'll help you, not I will help you. Perché lui direbbe, va bene, ho capito, vieni, aiutami, no? È una banalità. Invece, interrogativo will, quando io voglio che tu decidi di fare una cosa, inverso. Will you help me, please? Ti sto chiedendo di decidere se mi aiuti o no. Sai che in inglese moderno non si usa più queste roba super formali, no? Io, se tu, per may I open the window, shall I open... Open the window. Can or will, right? Listen to me. Will you pass me the pen? No? Not may you, might you. It doesn't, just will you pass me the pen, please? È molto cortese. Ti sto chiedendo, perché per essere cortese ti devo dare una scelta. Will you pass me the pen? È come dire, decidi se vuoi passarmi la penna o no. Se sei dispettoso, dici no, I won't. Will not, abbreviato won't. Se io chiedo alla mia ragazza di sposarmi in inglese. Dico, baby, will you marry me? Io sto dicendo a lei, perché una volta veramente lei non sapeva, oramai adesso si organizza il matrimonio insieme a comprare una macchina nuova, però dico, will you marry me? E lei dice, yes I will. Decide in quel momento di sì, oppure dici no I won't, che è più probabile. So, these are the most important futures. Però, l'ultima cosa solo, infine, will per gli altri è uguale in italiano. Questa è la bella notizia finale. Perché? Quando tu dici, cioè, io dico will per gli altri e quando io sono convinto di una cosa, non vuol dire che succederà. Io dico, Inter vincerà domenica. Sono convinto di questa cosa. Poi magari perdono, non lo so. Inter vincerà. Mia sorella è molto sensibile e tu lo porti a mia sorella a vedere un film molto di amore, di lacrime, così dico, she'll, not she will, perché è troppo importante, she'll cry like a baby. La conosco, figurati, lei piangerà come una bambina, anche in italiano, guarda che lei, se beve, farà figura. If she drinks, she'll make a bad impression. Sono convinto, è mia opinione. Finché dico will per me stesso, posso essere convinto. Dici will per gli altri, it's opinione, convinzione. Ora che sappiamo più o meno i futuri più importanti, let's see, vediamo in azione tutti quanti. Hello? I am coming to your house this evening at 9 o'clock. Oh no, why? I am going to kill you. Oh no. No, aspetta. At 9 o'clock? Yes. No, sorry, not at 9 o'clock. I have a dinner. I will kill you after dinner. After dinner? No, I can't. At 10 o'clock, I'm watching a film. Gabriel Garco, isn't it? You will have to kill me another time. Okay, I will kill you tomorrow night. Yes, okay. I'm free tomorrow night. No, tomorrow non posso io però, C'ho calcetto. Benissimo, allora metto giù. No, no, I won't talk to you. I must practice my English. Si dice practice. 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 Ma hai messo giù?
Yes. Pronunciazione. Allora, altri punti sulla pronuncia inglese. Vostra T per Torino a noi sembra un D. Io per tanti anni pensavo che troppo era scritta con un D e quando l'ho visto scritto veramente non l'ho riconosciuta la parola. Il T inglese ha un attack, ok? It's come il Charleston. È così. Take. Time. Una volta un italiano in inglese mi ha detto time e io avevo capito dime. Dime è per noi la moneta americana. Time. Tit for tat. Tit for tat. È un modo inglese che isolate le parole, non vogliono dire niente. Ma tit, T-I-T, spazio F-O-R, spazio T-A-T. Tit for tat vuol dire... Guarda, io ti mangio il biscotto, allora tu mi bevi l'acqua, allora io ti nascondo i vestiti, allora tu mi chiudi dentro. Questo è tit for tat, capisci? Anche usato in modo serio ogni tanto, no? Ci sono delle nazioni che fanno tit for tat a volte. Tit for tat, quindi t, l'attacco molto importante. L'esse, a volte voi, quando il S è seguito da un consonante, a noi sembra una Z. Per esempio dite small. E lo so perché, perché io sento quando dico smettere ed è come una Z, ma per noi ricordatevi sempre che l'S in inglese ovunque si trova è un serpente. Serpenti fanno così, ok? Una volta sono andato in teatro a vedere un musical e questa donna che cantava benissimo ha cantato Silent Silent Night. Ha cantato Silent Night e qui va bene perché si vede c'era vocale e ci stava Silent Night, Holy Night. E poi dopo un po' ha cantato Sleep in Heavenly Peace. No, come on. Sleep, no, you can't, it's sleep, sleep in heavenly peace, always S lunga, più fai piuttosto troppo lungo ma non troppo corto poi. Adesso arriviamo all'imperatore dei gioielli delle pronunce inglesi, TH. Ora, prima di tutto ci sono due tipi di TH, prima c'è quello con la nota. Toccate la gola, prima di tutto la lingua appoggiata bene sui denti superiore, così, è come fare un F, però non riesci a fare l'F in contatto con i denti e la labbra sotto perché lo blocchi con la lingua, ok? E qui c'è la nota, vibration, right? The in inglese è lo, il, la e tutti gli altri li, la, lu, la che ce l'avete voi. Per noi sembra the, quindi the, there. There, scritto T-H-E-R, vedi che l'R non c'è se non è la prima lettera, è di nuovo there, che vuol dire lì. This, questo, that, quello. Questa è la TH con la nota, poi c'è la TH senza nota, sempre, senti qui, sempre lingua bene poggiata sulla lingua, cioè tutta l'aria che esce, qui non vibra niente perché non c'è la nota, think, pensare, grazie, thanks, perché se dici thanks, questo vuol dire car armati. So, thank you. Adesso facciamo una mega. Questa ci vuole un po' di pratica. Falla davanti allo specchio pure. Dente. Non spaventatevi, perché questa è forse la parola più difficile per gli italiani a pronunciare. Tooth.
Ok, la lingua non deve uscire non troppo presto, non è tooth. Questa no, è tooth. One tooth, un dente. Due dente, two teeth. T-E-E-T-H. T, ok? Ascolta adesso insieme per il T. Together. È scritto together. Allora, together. Sarebbe scritto in italiano, ma è together. Together. R dov'è? Dov'è? Non c'è. Together. Together. Wonderful. And this is, e questo è, and this is TH con la nota. Non mancate per la prossima puntata, che ci sarà tanti nuovi belli. Che guarda, io secondo me già dalla 6-7 puntata già pronunciato in inglese come me, vedrai. Oh, the skies are the same. Carlotta, stanno arrivando! Ma chi? Come chi? L'inglese! Stai bene? No, non sto bene. Quella è gente strana, quella non la capisco. Quella gente lì va dappertutto, colonizza, prende, mangia male. Non li capisco quando parlano. L'unica cosa bella che hanno fatto è quella torre in centro a Londra con l'orologio, com'è che si chiama? Big Ben? Quello è l'inizio dell'universo, ignorante. Poi parlano inglese, non li capisco. Dai. Ma se quelli scoprono che non parlo inglese, mi licenziano. Proprio adesso dovevano arrivare. Adesso che mi mancavano solo 35 anni alla pensione. Ascolta, guarda, ti do un consiglio. Quando vedi un inglese, qualsiasi cosa ti dice, basta che gli rispondi yes. Qualsiasi cosa mi dicono io, yes. 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 Prova. Yes. Perfetto. Vai. Carlotta Rossi? Yes. Oh, nice to meet you. I am Miss Rossi. Miss Rossi means that I'm not married, Mr. Dive. Yeah, okay. And how are you? 29. Sit down, please. You know I want to see you, yeah? Yes, I know. I saw the way you look at me. Sorry. No, don't be sorry. It's not your culpability. I know you Englishmen can't resist the Mediterranean charm of the Italian girls. But it's better you don't dream, because I have to go far away. I must leave soon for London. Yes, I know, Miss Rossi. I'm the one sending you there. Oh, yes. And I know why. It's better I'm far away from you now, so you can resist. Yeah, okay. In London, you'll be working with someone called Luca Ganzi. Do you have any questions? Oh, yes. Will it be in London, London? Well, how many Londons are there? Oh, Mr. Dive! Is everything okay? No. You know, I am very worried, because my friend told me that we Mediterranean girls must be very careful when we go to London. Yes, because when the Englishmen, they see us, they go crazy for our Latin sensuality. They become like a beast when they see us. That's not true. Come no? Ma cosa mi dice la mia amica? Ma scusa, ma io ci vado apposta a Londra, ma dai. Miss Rossi. Oh, Mr. Dive. Come on, why did you really bring me here? Listen, Miss Rossi, I don't know what people have been saying to you, but you are going to work in London. If I were you, I'd be really excited. Excited? But you are excited very easily, Mr. Dive. So, what does make you excited? Excited? Chelsea. Eh? I always love to watch Chelsea play. Ooh. I always dreamed of playing with Chelsea one day. Really? So, who is the lucky man playing with Chelsea now? Well, Chelsea plays with different men every week. Che zoccola! You know what? I am not like Chelsea. I hate Chelsea. What are you saying? We love you, Chelsea. We do. We love you, Chelsea. We do. We love you, Chelsea. We do. Oh, Chelsea, we love you. La nostra prima litigata. Oh, the skies are the same. Yeah. Flying
to you again. Past simple. Simple. Sì, past simple. 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 Simple past o past simple. È la stessa cosa. Sono azioni che sono successe in passato che sono conclusi. Ma adesso vi insegno una cosa che sicuramente non sapevate. La catena. La catena è una cosa che ho formulato per farvi parlare inglese come un inglese e non come un turista. Perché i turisti tante volte sono molto lunghi, no? Per esempio dicono yesterday I went out and then I went shopping and then I... Invece noi in inglese realmente il soggetto, al contrario di cosa dicono alcuni libri di grammatica di 100 anni fa, il soggetto lo usiamo una volta sola. So, per esempio, ti dico cosa ho fatto ieri sera in italiano, poi te lo dico in inglese. Sono andato al stadio, che in inglese usiamo il latino stadium, ho guardato la partita, ho mangiato un hot dog e poi sono andato a casa. So, queste sono 4 azioni. Ora faccio la catena 1, 2, 3, più 4. Il più è o and o then, ok? Ora, I went to the stadium, watched the game, non c'è più I, watched the game, ate a hot dog, then, crocetta, went home. So, I went to the stadium, watched the game, ate a hot dog, then went home. Non c'è and then I, no. Il crocetto si può mettere o and o then, che praticamente maggior parte delle volte sono intercambiabili, però then, se vuoi sapere proprio una differenza, è più una finalità. Cioè, sono andato al pub, ho bevuto una birra, poi sono andato a casa, fine. I went to the pub, drank a beer, then went home. Or and then I went home, then, and then went home, oppure and went home. It's really the same thing. Ora, ovviamente non è che per forza ci devono essere 4 cose. Se hai fatto 2 cose va bene, 1 più 1. Se hai fatto 3 cose, 1, 2 più 3. Per esempio, what did you do last night? Cosa hai fatto ieri sera? Nothing. I worked, then slept. Ho lavorato, poi ho dormito. 2 things. Past simple, il passato semplice, sono azioni conclusi, finiti, non con ripercussione o conseguenze in presente, perché questa è un'altra cosa che vedremo più avanti. Past continuous, il passato progressivo, è spesso messo insieme. Ora, per guardare bene il past continuous, riguardiamo il present continuous. Io sto parlando, present continuous, vi ricordate? I am talking, oppure I'm talking. Per fare diventare io sto parlando in io stavo parlando, si cambia il tempo dell'essere. Quindi I am talking, passato, I was talking, stavo parlando. Ora, past continuous, come in italiano, è usato per creare un po' di ambiente, un po' di background, un po' di qualcosa per la storia. Vi spiego. In italiano, se tu sei mio amico e vieni con Cerotto qua, dico, what happened? Cosa è successo? Tu non è che mi dici, sono caduto. Dai, è troppo poco informazione. Un minimo di ambience, no? E mi dici, stavo camminando quando, when, sono caduto. Almeno, so, I was walking when I fell. Oppure, I was running in the park when I fell. Questa in inglese si chiama un'azione interrotto, no? Io stavo facendo la doccia quando mi hai chiamato, mi hai fatto uscire. So, I was having a shower when you called me, ok? So, però c'è un'altra cosa lì molto importante, perché con il past simple, comunque, tutto quello che dico in past simple è successo cronologicamente uno dopo l'altro. Sono uscito, sono andato allo stadio, guardato la partita, mangiato il hot dog. Non succede niente entrambi, sono tutte cose uno dopo l'altro. Mentre, quando le cose succedono insieme, c'è mentre, while,
Io stavo mangiando mentre tu stavi cucinando, per esempio. Queste sono cose che succedono entrambi. Quindi in questo caso, I was eating while you were cooking, for example. These are, questi sono il passato, i due tempi più importanti, passato. Ma adesso invece vediamoli in azione. Hello? Did you see me? No. Did you see me? Sorry. Did you see me? I don't know. Who are you? Sono il tuo incubo più peggiore. Non si dice più peggiore, si dice peggiore. Anche l'italiano mi corregge adesso. Anyway, did you see me? When? Yesterday evening. I came into your garden. I entered through the door. I went into your bedroom and... Oh, what did you do to me? Nothing. You were out. Già. Where were you? Let me see. Yesterday evening, I went to the pub, drank a beer with my mother, danced a little, and then I came home. Uffa, I wanted to kill you. Oh, listen, why don't you try to kill another woman? I have to confess, you're the only woman I want to kill. Sì. Scommetto che dici così a tutte. Non è vero. Tamara. Yes? I have something to tell you. That I'm beautiful? You are the most beautiful, ravishing, comely, gorgeous, pulchritudinous, princess-like goddess that I've ever met. Is it good at him? Oh, yeah. Okay. And I am the most undeserving, idiotic, cretinous, pathetic imbecile in the universe. I've done something which I'm so ashamed of, and I just don't know how I'm going to tell you. I just hope you can forgive me. Tim, stop. Let me speak first. Oh, okay. Do you remember when we had that terrible argument? Which one? When you wanted to watch the football and I wanted to watch the movie, remember? You left me? Oh, Tamara, I didn't leave you. I mean, I just went down the pub to watch the match for an hour. Well, Tim, I was very lonely and very sad. And your brother David came to console me. And he came in and then we talked. Mm-hmm. And then he kissed me. Tamara? Yes, here. And then here, and then here. Oh. Yes, he did. I'm sorry. I know, I'm sorry. I was wrong and I told my analyst. Oh. Yes, good. And he was very understanding, Tim, very understanding. He really analyzed me and he listened to me. And then he embraced me and then we kissed. I don't believe it. Here, I kissed him. No. Here, he kissed me. Here, he kissed me. Here, no. And then he kissed me here. No. I know, no. He did. Yes. Oh. I know, it was wrong. It was bad. It was so bad, Tim. And that's why I went to the police.
Oh. Yes, I did. I went to the police. And the policeman was very soft and warm and understanding. And Tamar, you didn't. I did. I did. I mean, he took my hand and then he kissed me here. What? And then here. No. What? Oh, no, no, no. And he kissed me here. Oh, no. I'm sorry, Tim. Tim, look at me. I will not betray you again. I promise. Okay. Fine. Wow, that's good. Feel better now. So, what did you want to tell me? Well, I took your car without asking. Wow. Tim. Woo! Tim. That's bad, Tim. Woo! Whoa! Don't do it again. Ciao. Did you hear that? Yeah, I did, yeah. You just took her car. Can't believe it. Without even asking her. Oh, well, I'll go and console her for you. Yes. Again. Thanks. You're a real friend. Tu mi stai dicendo che hai dormito per strada stanotte? Sì. Sul marciapiede? Esatto. Tua mamma non ha detto niente? No, era con me. Niente. Invece tuo papà? Anche. C'eravamo tutti. Tutti, sì. Senti, non ho capito, ridimmelo, perché dormivate tutti insieme sul marciapiede nel cuore della notte? Perché io davvero non ho capito il perché. Perché alle 8:30 apriva la libreria e in questo modo potevamo avere una delle primissime copie di Harry Potter e il mistero del vuoto. Avete fatto bene. Senti, solo che c'è un problema, nel senso che non c'è nessun mistero. Non c'è nessun mistero. Chiara, il vuoto è dentro la tua testa. È proprio un vuoto cosmico, ma proprio che te lo arredi. Senti, simpaticona, un angolo hai fatto i compiti? Sì, li ho fatti. Allora, senti qua, pass simple, azioni concluse. Ok. Allora, la prima è, I lived in Rome when I was a little girl. Bello. E la catena l'hai fatta? Fatta. Allora, the boss said, what did you do? And I answered, I called my mother, ate my sandwich, read my book, then you came into the room. Wow, quattro azioni! Quattro azioni! And interrupted action? No problem, no problem. Allora, I was having a shower when you called me. Grande! Ma li hai fatti tu? Cioè, scusa, potresti insinuare mai che io ho copiato dei compiti? Sì. In effetti è successo, delle volte, in passato. Sentiamo i tuoi. Ok, pass simple. I lived in Muzzalandia with my mother and... Muzzalandia, vicino a Cucu Bologna. Cucu Bologna. Che possiamo indicare dalla cartina essere... Ah, no. Chiaramente... Questo è il tuo mondo. Senti, Sarci, ora io ti farò una domanda difficile. Attenzione, eh? Questi posti esistono? Sì. Se ci credi davvero, sì. Perché ti parlo? Perché? Ah, vuoi sentire la mia catena? No. Dunque, I fell off the rainbow, fell into a river of chocolate, drank it all, then vomited on the elf. What? Ma scherzo, dai. It was a gnome. Io ho paura a chiederti l'interrupted action, sai? Io ho paura. Ah, giusto. I was cleaning the gnome when... The doctor came. The doctor? Doctor, perché tu stai vedendo un dottore, no? Uno bravo però, serio, che ti aiuti con tutti sti problemi con la testa che hai. Perché? Cos'è la mia testa? No, no, fuori. Dentro sono i problemi, dentro la testa, hai capito? Queste voci che senti. Hai ragione, sento le voci. Ma davvero? Sì, le sento anche adesso. Oh, no,
Non le sento più. Ma che voce sei? Ecco, la sento di nuovo. Ma questa è la mia voce. Yes, I heard your voice. Cos'è heard? È il passato di hear, che vuol dire sentire con le orecchie. Ed è un verbo irregolare. Cos'è che è? Un verbo regolare è quando devi solo aggiungere ed per averlo al passato. Tipo wanted o started. Mentre se non finisce con ed al passato, significa che è irregolare. Come hurt. Hurt. Calciare è regolare? Sì, calciare è kick. Aia! Quindi I kicked you. Grazie. Yes, perfect. Grazie. Hello and welcome to Storytime. Mountain Mystery. I always ask myself why the people in Milan go to the mountains. For me, mountains are big, boring rocks. But many Italians love going up them. So there must be a reason, I thought. So when my friend Marco invited me to a weekend in the mountains, I went. The day went like this. Marco woke me up with a very bright torch in my face. I looked at my watch and saw that it was 5 o'clock in the morning. "It's 5 o'clock," I shouted. "I have never woken up at 5 o'clock in the morning in my life. Is it legal?" "Come on," he says. "We must go." "Okay, I'll just have my shower," I said. "No, you can't," he shouted. "There's no time." I looked at Marco and with complete horror saw that he was wearing a green alpino hat with a feather in it. I put my big bag on my back, and when we opened the door, I immediately felt the terrible cold. It was also raining. "Aren't you happy?" Marco smiled. "It's raining, like in England." Now I knew I was with a complete psychopath. "Okay," I said. "I need my umbrella. Please wait a moment." Marco shouted again. "Umbrella? You can't take an umbrella up in the mountain." "Here, put this on." Now, this is very hard to believe, but Marco was offering me another green alpino hat with a feather in it. "You don't seriously think I will wear that, do you?" I said. "Somebody might see me." "John, there's nobody outside at 5 in the morning, he said. "Of course there isn't," I said. "Nobody else is so stupid." When we were outside, we started walking. It was horrible. My shoes were useless and my feet were wet after 5 minutes. "Can we stop and rest?" I asked. Marco started shouting again. "We've only been walking for 10 minutes. We still have hours to go." This was very bad news, of course, but I really wanted to see why people did this. So I was patient and I walked. Up and up we went, and all I could see was rock.
I continued to ask myself, why, oh, why people did this. I was wet, cold, and tired. Please, Margot, I said, can we go back, please? We're almost there, he said. I want to show you something. Do you know why we're here? Soon you will see. After another 3 hours of incredible fatigue, we stopped. We were there. We had arrived at the place where I could finally see the reason for being there. Marco was looking down with a big smile on his face. Slowly, I looked down too, and I saw the magical reason for this torture. Mushrooms, I shouted. There were 3 mushrooms on the ground. That's all there was. We risked our life in the rain and cold for 5 hours for mushrooms. Marco took one of the 3 mushrooms and ate it. I took one too and ate it. No, Marco shouted. That one was poisonous. Marco immediately started to call someone. Oh my God, was I going to die? I looked down the mountain and thought, well, at least I won't have to walk another 5 hours walking down the mountain in the rain. The helicopter arrived about 30 minutes later and took me to hospital. Only 1 week in Milan, and this was the 2nd time for me in hospital. They pumped my stomach and I was fine. But guess what time the nurse woke me up for my injections? 5 o'clock in the morning. Quindi, ricapitolando, futuro, 3 importanti futuri. Future simple, I will, che lo usi in momento in cui decidi di fare una cosa. Ed è una cosa che fai volentieri, no? Quindi, e questa li usi quasi sempre in risposta, perché una persona parla, non ti dici tutte le cose che sai già, perché sennò sarebbe banale, e tu risponde. Uno dice, tomorrow night I'm going to the cinema. Present continuous legato al futuro. Tu rispondi, vengo anch'io. Decido adesso, vengo anch'io, volentieri. I'll, perché non è I will è molto pesante, molto importante, no? I'll come with you. Verrò anch'io, ho deciso ora. Invece, il present continuous legato al futuro è quello cavolata. Io dico cavolata perché tecnicamente in inglese è un presente, ma come vi ho detto, in verità non ha niente da fare con presente, è un futuro. I am playing football this evening or tonight, perché per noi inglesi dopo le 7 è già tonight. È una cosa programmata, un crocetto nel calendario, una cosa importante, perché le cose importanti vanno programmate. Per esempio, non diresti, non lo so, I am washing my dog this evening, no? Non diresti, cioè, non mettessi il calendario crocetta, devo lavare il cane alle 9, perché se lo fai vuol dire che se dai importanza a quella, sabato sera devo lavare il cane, non hai molto da fare nella vita, anzi c'è un problema, mi sa. In ogni caso, no, lì dici intenzionale, se il cane puzza un pochettino dici I'm going to wash the dog, cioè quando ho tempo, quando ho voglia lo faccio. Questo I'm going to seguito da verbo intenzionale, è una cosa che lo farai in futuro, ma non sai quando, perché solitamente manca qualcosa, manca tempo, manca soldi o manca importanza. Se a me piace tua cravatta, dico I'm going to buy a tie, cravatta come la tua, like yours, ok? Però non è che io faccio l'appuntamento col negozio, guarda che alle 7 io arrivo, crocetto un calendario e io alle 7 in punto arrivo per comprare la cravatta, no. È intenzionale, è una cosa che farò
non so quando, perché non ho soldi per farla, non ho tempo adesso, oppure non è importante, ecco. Quindi questi sono i futuri importanti. Ci ricordiamo, no, quando il killer, tra virgolette, perché il nostro simpaticone ha detto I'm going to kill you, intenzionale. E lei però, nostra signora bellissima, aveva un appuntamento. Quindi lui, sapendo che lei ci aveva l'appuntamento quella sera, ha detto I'm killing you tomorrow. No, ha detto I will kill you tomorrow allora. Ok, so I will kill you tomorrow. Lui ha deciso in quel momento lì di ammazzarla il giorno dopo. Ammazzarla. Questi sono i futuri più importanti. Poi abbiamo guardato il passato, il past simple, che è passato, azioni conclusi, molto molto importante, perché 90% di quello che noi diciamo è successo in passato, perché o vedi nel futuro come quelli che sensitivi, o comunque tu racconti cose già successi, come la bella Tamara nel ristorante che diceva I saw your brother, he was soft, era morbido, he kissed me. Azioni passato, concluso, la baciata, e poi il povero Derek è rimasto un po' lì, insomma, queste erano comunque azioni in passato conclusi. Poi abbiamo la catena 1 più 2, 1, 2 più 3, 1, 2, 3 più 4, che sarebbe le azioni soggetto una volta solo, I went out, drank a beer, watched TV, then, crocetto, went home. I lo dico solo una volta. Questo è come parlare come un inglese, non come turista, ricordatevi. Poi il past continuous, che è continuous, sempre gerundio, quando c'è in italiano endo, ando, in inglese ing. I was walking when I fell. Stavo camminando quando sono caduto. Questo è il famoso azione interrotto. Quindi io penso che per adesso va bene così, però non mancate la prossima puntata, dove ci sono le cose mega importanti. Prima di tutto preposizioni. Preposizioni, io lo dico sempre, è la colla dell'inglese. In inglese preposizioni sono come binarie del treno. Tu hai quello che tu vuoi dire, che questa è tua destination, ok? Se tu sbagli preposizioni, vai da un'altra parte. Quindi guardiamo tutte le preposizioni più importanti e poi anche in più this o that, questa o quello, tutti i verbi che tante volte gli italiani confondono, tipo la differenza tra watch e look, oppure as e like, ok? O which e what, quando si usa which, quando si usa what, sempre fatto con una bella simpatia con mia bella squadra. E quindi io penso che ho detto tutto e niente. Ah, hi, sorry, non lo aspettavo. Certo, comunque, come ti chiami? No, lascia stare, le seccatrici me le vedo io. Ecco qua, questa. Vai, quella è la porta, ciao, via. Oh, perfetto. Bello educato, sei. Educato niente, perché ho sentito, avete sentito cosa ha detto prima? Eh? Parlava che non si può lavare il cane, perché chi lava il cane adesso fa una cosa, insomma, che è poco importante, che non bisogna fare, che uno ha tempo da perdere se lava il cane. Bravo, complimenti. Non ho detto di non lavarlo, ho detto soltanto... Ma lo sapete cosa succede se uno non lava il cane? Dopo una settimana il pelo si rovina tutto, dopo due settimane comincia a puzzare tantissimo e dopo un mese, guarda, hai dreadlock come, non so, un cantante reggae, hai capito? Ma tu come fai? Come fai a sapere cosa succede a un cane se non lo lavi? Come fai a sapere? C'hai un cane? No, è andato in Giamaica. Però ho un pesce rosso adesso, così non devo lavarlo. Sei contento? Dai, saluta, dai, che devo andare a pettinare il mio porco spino. Ciao, ciao. Don't miss, non mancare la prossima puntata, dove vediamo Nostra Signora che ha invitato un killer a cena. Perché? Poi Sarci ci racconterà di un terribile sogno dove vedevo il futuro ed era pieno di preposizioni. Scoprite poi cosa succede quando un inglese rompe la sacra legge della cucina italiana. Grandi guai. E ovviamente seguite i nuovi avventure di un inglese in Italia con Storytime. So until then, see you next time!
Azione! Like a baby, mi guardi e non sai che cosa ho detto. Insieme a me, e se ce la fa.